Oggi siamo a scoprire l'Alta Valle, la base di partenza delle gite e bike in Alta Valle, diciamo che a Morgé, perché da Morgé sulla destra salendo puoi andare a Planaval e poi puoi proseguire verso il Col Serena alternando un po' di bici e un po' di trekking. Sempre sulla destra c'è una bella poderale che segue il fiume di Morgé e vai verso il lago Liconi, arrivi alle baite Liconi, lasci la bici, attraversi il lago e vai alla Capanna Pascal. Sulla sinistra abbiamo il Col San Carlo, il lago d'Arpi, sono tutte gite fattibili in bici, se no puoi scendere e risalire e andare a visitare il Domaine Ski Alpe di La Tuile. Se invece andiamo verso nord, beh, abbiamo il top, abbiamo la Val Ferré e la Val Venì. Buonasera! Oggi ci troviamo appunto in Alta Valle e, come ci ha detto Roberto, le gite non mancano di sicuro. Andiamo! Qua da Morgé parte il Vertical Iconi, che in alcune edizioni era proprio qua, dritto su questa montagna, e arrivava al Rifugio Pascal, che penso che sia una delle più belle viste sul Monte Bianco. Ed eccoci a Pressendidier, il villaggio fiorito, ci sono fiori dappertutto e inoltre ci sono le terme oramai riconosciute in tutto il mondo. In più c'è l'Orrido, c'è il Parco Avventure, qua c'è veramente un po' di tutto. Qua abbiamo l'acqua calda che esce dalla sorgente che è qua a 100 metri e poi va a finire nelle terme. Salendo verso Courmayeur c'è una strada poderale, c'è un sentierino e ritroviamo anche l'acqua ferruginosa. Oltre che all'acqua calda delle terme di Pressendidier, un po' più in su, sempre sul comune di Pressendidier, abbiamo una piccola pozza di acqua ferruginosa. Eccoci ad Olone, per l'esattezza, dove c'è il tapirulano, lo schilippino di Dolon, e da qui parte una poderale che vai al Chicry,
alla piscina di Checruy, a tutti i vari ristorantini, e poi puoi scalinare a destra e ridiscendere in Valvenì. Attraversando Dolon siamo arrivati al Palaghiaccio, uno dei più famosi d'Italia, poi con una cartolina con un bel bianco qua dietro. Le vecchie funivie e poi andremo anche a vedere la Skyway. Ed eccoci nella piazza centrale di Courmayeur con la sua chiesetta, e adesso proseguiamo il nostro viaggio verso la Valferré. Visita Skyway, penso la più bella funivia a livello mondiale, che gira a 360 gradi per andare a visitare il Monte Bianco. Poi attraversiamo Antrèves e andiamo a vederci il panorama della Valferré. Ed eccoci qua dove c'è il punto di monitoraggio del ghiacciaio del Plan Pensieux. Chissà quando verrà giù. Poi i ghiacciai e i sassi sono sempre venuti giù dalla montagna. Ed eccoci in Valferré, esattamente a Plan Pensieux, dove in inverno parte la pista da fondo. Un po' di ricordi, ne ho fatti un po' di giri e di chilometri qua. Sempre salendo, appena prima del golf, sulla destra c'è un ponte e un sentiero che ci porta a Rifugio Bertone. Si può fare un bel pezzo in bici perché è bello largo, poi lasciare la bicicletta, andare a visitare Rifugio Bertone e ritornare, o se no scendere in Valsapè.
Roberto. Antonio. Tutto bene? Tutto bene, come va? Ma sì, non ci possiamo lamentare, guarda che giornate che ci sono. Che giornata, bellissimo. Ci fai visitare un po' il golf? Volentieri, benvenuti. Grazie. Quanta gente avete ancora? Siamo ai primi di settembre. Ma sai, quest'anno la montagna è andata bene, poi le giornate ci hanno aiutato e con le nostre distanze il golf già è uno sport che si presta molto a stare all'aperto e abbiamo ancora qualche evento, tra l'altro fino al 7 ottobre saremo qui in pista. E avete qualche gara importante? Oggi in combinazione c'è la prima Pro-Am Courmayeur Mont Blanc Invitational, che è una gara dove giocano anche alcuni dei migliori professionisti italiani insieme a noi dilettanti, ed è una bella cosa, sì sì. Pensa che bella cosa, è promossa dal comune? Promossa dal comune. Dopo aver visitato la Val Ferré, una bella discesa rinfrescante, adesso incominciamo l'ultima salita verso la Val Venì. Andiamo a vedere il Monte Bianco da un'altra parte. Ed eccoci arrivati alla prima tappa della Val Venì, alla chiesetta di Notre-Dame de Guérison, nota per i suoi miracoli sulle guarigioni. Questa è l'acqua che arriva da tutti i ghiacciai della Val Venì.
ancora un chilometro circa e poi saremo a Pré de Pascal a ammirare il panorama del Monte Bianco. La Val Velie è una valle lunghissima come la Val Ferret e ci sono tre rifugi. Uno è il rifugio Elisabetta, che tutti gli amanti del trekking usano per fare il Tour de Mont Blanc o per andare fino al Col della Seigne. Dopodiché c'è il rifugio Monzino, che è il rifugio, la tappa fissa per tutti gli alpinisti che vanno a fare le vie più difficili del Monte Bianco, perché le vie più difficili del Monte Bianco sono tutte intorno al rifugio Monzino, partono dal rifugio Monzino. E un po' più a destra ancora abbiamo il bivacco Borelli. Invece in fondo valle ci sono tre campeggi che in gran parte sono anche turisti che vanno solo a passeggiare, ma sono usati anche tantissimi dagli alpinisti che poi vanno a fare le vie più difficili per arrivare in cima al Bianco. Durante la discesa da Pré de Pascal ci siamo avventurati in un piccolo single track per arrivare nel pianoro della Val Velie.
Siamo sulla via del ritorno. Prima di lasciare la Val Venì, però, passando nel bosco del Peterei, mi viene in mente una cosa. Qui partiva e arrivava la prima gara di Skyrunner che ho fatto, e era rinomatissima. La differenza era che Skyrunner, ci siamo accorti dopo che si chiamava Skyrunner, questa era la Granta Corsa, e si faceva con gli scarponi che dovevano pesare almeno 2,5 kg al paio, moschettoni e una corda di 20 metri. Mi ricordo che col mio gran compagno Walter Giordanei avevamo fatto sta gara. Anche oggi una bella gita da ricordare: Morget, Pressendivier, Courmayeur, Val Ferret, Val Venis, con il contorno del Monte Bianco che ci illuminava.